Buonasera a tutti, siamo qui a Ribalta con Italiani all'estero TV e oggi abbiamo un grande ospite, un nuovo ospite con cui voglio fare subito un brindisi. Grazie. Di benvenuto. Grazie. Abbiamo con noi Rino Troise. Esattamente. E che, a cui chiediamo subito di presentarsi perché ha un po' di cose da raccontare, un po' di cose nuove. Un po' di vita. Tante cose. Rino, innanzitutto, da dove vieni? Allora, origini chiaramente napoletane. Intanto grazie di avermi invitato, grazie a Silvia, grazie a tutti, grazie Mauro. Sono veramente felice, sono onorato di partecipare a questo meetup e vengo da Napoli. Chiaramente il mio cognome non può essere di altra derivazione. Ripetiamo il tuo cognome. Troise, che non dovrebbe essere confuso assolutamente con Troisi. Se abbiamo le stesse origini, lui è di San Giorgio a Cremano, io sono di San Giorgio a Cremano. Quindi un Rino Troise da San Giorgio, da San Giorgio a Cremano. Paese che ha visto i natali di Massimo Troisi, grande attore che ahimè non è più tra noi, ma al quale dedichiamo un c'è così, no? Sì. Anche se lui non c'è, ma ci vede. Sì, ma lui sì, ci vede. È vero, grazie. E grazie tanto. Ho avuto anche l'onore di lavorare insieme a lui in un film, perché io nasco come attore, teatrale, ho fatto teatro per 15 anni. In Italia? In Italia. Dove? Io sono scritturato da De Filippo per 5 anni. E poi da Aldo Giuffré, per poi passare al mio grande primo maestro che è stato Mario Merola, per poi passare ad altri grandi artisti italiani. Ho fatto televisione, ho fatto cinema, ho fatto pubblicità. Dove? Dici qualche nome di qualcosa che ci può ricordare? Raffaella Carrà, di Telemonte Carlo, con alcuni programmi. Insomma, la televisione è uno strumento che mi appartiene, mi ha seguito per un po' di anni, ma poi non è che l'ho abbandonata, però poi si prendono strade diverse, ma essere artisti lo si è per tutta la vita, Silvia. Allora siamo contentissimi di averti qui con noi. E, per un attimo ci hai fatto passare alla RAI, ci hai fatto passare in TV in Italia e tutto. Torniamo a New York adesso, perché adesso Rino Troise, non contento di tutto ciò che ha fatto finora, si sta buttando in una nuova avventura. Esattamente. Ce la vuoi raccontare? Esattamente. Io faccio un po' il pendolare con New York da 6 anni ormai. Troppe sono state anche le volte che sono entrato in questo paese e devo dire grazie invece a questa grande opportunità che mi sta dando la possibilità di lanciare un progetto del quale io sono l'autore e l'artefice, di un progetto che si chiama appunto Punto e Basta, un po' come dire Punto e Basta, invece è Punto e Basta. Non mi sembra proprio Punto e Basta, assolutamente. Mi sembra che si inizia. Esattamente, non è un punto ma è un inizio. Ma che significa? Perché significa per te Punto e Basta? Punto e Basta è nato nel momento in cui io ho lavorato per diverso tempo come export manager per un famoso pastificio di Gragnano. Tu sapesci la pasta? La pasta di Gragnano? La pasta di Gragnano, ebbene quella trafilata in bronzo, quella fatta con certi criteri ancora antichi, che viene venduta ed esportata in tutto il mondo. Pensa in questo momento tutti gli italiani all'estero che ci stanno ascoltando, che sentono pasta di Gragnano e gli viene l'acquolina in bocca, si sentono a casa, grazie a te, grazie a Rino Troise, la vogliamo ricordare. Grazie, sì. Io in effetti mi sono preoccupato di posizionare questo prodotto straordinario. Non voglio fare assolutamente nessun tipo di nome per non pubblicizzare niente e nessuno, ma è un famoso marchio, è un famoso pastificio che ha sede a Gragnano. Io sono stato l'export manager e oggi mi vanto insomma di aver posizionato questa pasta eccezionale, per carità, in tutto il mondo, Australia compresa, bellissimo, Europa compresa, Canada, Stati Uniti, Sud America, insomma. Ho lavorato bene. Insomma, dove c'è la pasta di Gragnano, Rino Troise c'è.
Esattamente, è un po' come dire dove c'è Gragnano c'è Rino. No? Vabbè, allora, di che cosa si tratta esattamente? Allora, cosa dicevo, succederà? Da questa esperienza straordinaria che io ho avuto con queste persone è nato questo progetto. Ci ho studiato notte e giorno e ho detto devo assolutamente portare con me negli Stati Uniti il mio know-how, ovviamente, da mettere a disposizione e lanciare quello che è un progetto di vendita, un concept store, come lo vogliamo chiamare. Ecco, stiamo cercando di capire quindi che esatto, cosa succede. No, però per capire per che capire, cosa, no, cosa dovremmo fare in questi giorni. Un takeaway di pasta dove la gente ha la possibilità di mangiare con pochi soldi un buon piatto di pasta trafilata in bronzo, condita con degli ottimi sughi, dove il prezzo è accessibile e dove la gente deve capire che se va a spendere $10 per mangiare delle cose che, ahimè, non sempre fanno bene, magari portare un po' della nostra tradizione, un po' della nostra pasta, un po' del nostro, della nostra cultura, della nostra cultura esattamente. Io mi faccio proprio ambasciatore di questa cultura straordinaria che è la pasta e vorrei tanto trasferirla a delle persone qui negli Stati Uniti e fargli cominciare a mangiare un po' bene. Si mangia bene anche da qualche parte, qui, sì, per carità. Però delle nuove lezioni sono sempre comode. Esattamente. Venendo proprio da questo tipo di esperienza, diciamo che io mi porto dietro questo know-how. L'ho messo a disposizione di alcune persone qui negli Stati Uniti, il progetto è piaciuto tanto. Bene, allora quindi tra poco, cioè, quindi, sta partendo. Diciamo che siamo in partenza. Tempo, brindiamo a questa cosa. Brindiamo allora. Brindiamo a te Silvia, che grazie, sei eccezionale, Rino, alla TV, a Mauro che devo avere il piacere di conoscere sicuramente, a tutti gli amici che ci seguono da tutto il mondo. Viva l'Italia, viva la pasta, viva Italiani all'estero, Italiani TV, all'estero che sono TV. Tutti gli italiani all'estero, si prende dappertutto italiani all'estero, iPhone, tutto. Siamo internazionali in questo momento, esatto. È la mia prima intervista che concedo da molto tempo, da qua prima intervista, sono molto contento di averla rilasciata ad una persona in gamba come Silvia, ad una persona eccezionale come Mauro. Allora ti seguiremo, The Makeup, esatto. Urino Troise, pasta, esatto, di Gragnano. Pasta di Gragnano, se volete seguirmi, punto pasta. Punto pasta. Se volete seguirmi su Meetup, ecco. Ho la mia paginetta che quale? Si chiama Pasta Lovers, quindi seguitemi su Meetup o anche su Twitter, ho anche la mia pagina su insomma, e ho anche il mio sito internet adesso che si chiama www.puntoepasta.net. Ma è work in progress, ovviamente, per non svelare immediatamente quello che is brewing up. Okay. Sono molto emozionato, ma so che ci riuscirò perché lo sento dentro di me. Perché New York è il luogo dove ci si può tuffare Da qui comincia tutto, sì. Esatto, Punto e Pasta. Grazie, viva Punto e Pasta, viva Silvia, viva Mauro. E viva Italiani all'estero TV! Viva Italiani all'estero TV! Alla grande!